Ciao Pit Family, io sono Simone e benvenuti ad Orbs, questa nuova rubrica dove insieme analizzeremo foto e video apparentemente inspiegabili. Ma, come sempre, ci sarà anche una parte dedicata a voi e alle vostre segnalazioni. Quindi il mio invito, come sempre, è quello di ovviamente lasciare un mi piace a questo video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e di inviare all'indirizzo mail che vedete qua sotto foto e video a cui non riuscite a dare una spiegazione. E io, nel corso delle puntate, proverò ad analizzarle e vedere se c'è qualcosa di paranormale oppure no. Ma ora veniamo al primo caso di oggi. Come avete visto sul canale del Pit, abbiamo provato a fare un esperimento chiamato 6 giorni, che consisteva nel vivere letteralmente 6 giorni recando praticamente H24 tutto quello che succedeva all'interno di questa casa. Ovviamente i risultati sono arrivati. La prima cosa che voglio analizzare oggi è una foto, ma vi spiego come è stata fatta questa foto. Come avete visto nel video, abbiamo deciso durante una notte di indagine di dividerci. Debbie è andata al piano inferiore. Io sono stato in camera mia, che faceva un esperimento che consisteva praticamente nel bendarmi e mettermi delle cuffie in modo tale da non sentire assolutamente nessun rumore, mentre Paolo è rimasto nel piano della cucina e della sala che provava a mettersi in contatto con delle entità. Ovviamente anche in quella stanza avevamo piazzato una sorta di fototrappola che consisteva nella fotocamera munita di flash su un cavalletto con collegato un sensore infrarossi di movimento, in modo tale che qualsiasi cosa di visibile o non visibile passasse davanti al sensore, la fotocamera avrebbe scattato delle foto. Il risultato è arrivato. Ora, insieme a voi, voglio aprire questa foto e proviamo ad analizzare per capire che cosa c'è. La foto di cui vi stavo parlando è questa qui che ho davanti a me, che ovviamente l'anomalia, penso la vediate tutti, è questa sfera luminosa al centro della foto. In un'altra puntata di Orbs avevo già analizzato appunto un Orbs, però se, per chi non l'avesse vista, ovviamente l'invito è di andare a vederla, ma faccio anche una piccola sintesi di come andrò ad analizzare questa foto e di quello che secondo me c'è all'interno di questo scatto. A prima vista mi sembra un orbs. Ora, molti confondono l'orbs con dei granelli di polvere. La differenza è minima ma fondamentale. Un granello di polvere riflette la luce del flash o della torcia, in questo caso del flash. Un orbs invece no, è una sfera di luce che una volta, diciamo, attivata, stimolata da una fonte esterna luminosa, quindi appunto flash o torcia, emana luce propria. Quindi io per analizzare questa cosa devo fare? Capire prima cosa se è luce riflessa o invece se è luce propria. Quindi per capire se è luce riflessa o luce propria io utilizzo dei filtri che lavorano in questo modo. Se notate, questa zona dell'immagine tende al viola, perché è luce riflessa. Infatti se io tolgo il filtro, qua si vede il riflesso del flash sul legno, ma in quello che è l'orbs, ovviamente la luce non è riflessa, infatti appare di un colore completamente diverso da tutti gli altri presenti all'interno dell'immagine. Quindi, prima cosa mi viene da dire, non è polvere, perché se fosse polvere, come vi dicevo prima, avrebbe riflesso la luce del flash. Poi, a parte che così vicina e così grande, sarebbe stata sovraesposta, quindi sarebbe apparsa completamente bianca. Seconda cosa molto importante degli orbs è che, vabbè, in primis sono pseudo-trasparenti, mettiamola così. La polvere ovviamente no, quindi fosse stato un granello di polvere veniva una chiazza bianca, luminosa, e non vedevo lo sfondo, mentre qua noto perfettamente tutto il legno dietro e il pezzo di muro. Un'altra cosa importantissima, che ora voglio cercare di renderla più nitida per capire proprio questa cosa qua, è se all'interno di questo scatto sono presenti delle forme strane. Anche volti, cosa molto tipica degli orbs. Aggiungendo una nitidezza quasi massima, infatti vedete quanto cavolo è dettagliata l'immagine, noto una cosa però molto particolare. Sembra che questo orbs io l'abbia fotografato, l'abbia catturato un attimo prima di scomparire. Vedete che non è ben definito come ad esempio è il legno, ma scattando l'immagine comunque ha circa, se non sbaglio, f5.6, f6.3 di diaframma, dovrebbe essere tutto fuoco. Infatti se vedete le scale sono perfettamente a fuoco, qua è tutto perfettamente a fuoco, perde un po' il fuoco chiaramente sullo sfondo perché era un pochettino più distante rispetto al piano focale della macchina fotografica. Zoomando bene, per quanto possibile, all'interno di questa immagine a me sembra di notare un occhio e un volto. Proviamo a contrastare ancora un pochettino di più l'immagine. Lasciate perdere i colori perché ovviamente lavorando così poi li vado a perdere. Però anche contrastando l'immagine io continuo a vedere un volto qua. Questo raga al 100%
è un Orbs. Ma ora veniamo al secondo caso di oggi, perché nel frattempo che Paolo stava facendo il suo esperimento sotto, anch'io, come vi dicevo prima, stavo facendo il mio esperimento in camera mia. Come vi dicevo prima, io mi facevo guidare dall'istinto, perché non vedendo e non sentendo nulla, io cercavo di mettermi in contatto con l'entità, cercavo di chiedere se qualcuno si poteva palesare, ma non avrei mai visto ovviamente se avessi scattato una foto oppure no, perché scattavo un po' come capitava, infatti sono tutte storte e tutto quanto le foto, ma non vedevo nulla. Il giorno dopo, ricontrollando le immagini, però ho notato una cosa molto strana su questo scatto. Se notate in questa zona, sembra che ci sia un qualcosa che si sta spostando, perché lo vedete anche voi il segno di movimento, sembra quasi un fascio di luce che tende a spostarsi da sinistra verso destra o da destra verso sinistra, non lo so. Ora voglio lavorare l'immagine per cercare di capire se c'è qualcosa in più, se riesco a tirare fuori dettagli in più. Ora io, alzando il contrasto e alzando anche un pelino la luminosità, noto ancora di più questa sorta di movimento. Chiaramente, raga, era tutto completamente fermo all'interno della stanza. Avevo tutte le luci spente, l'unica luce, che in realtà non è proprio una luce, era il mio faretto infrarosso, che però si comporta in modo completamente differente da qualsiasi altro tipo di luce. Noto che in quest'immagine qua c'è un tipo di rumore digitale, qua c'è tutto un altro tipo di rumore digitale, qua in mezzo ancora un terzo tipo. Se provo ad invertire i colori, come mi ha consigliato anche qualcuno sotto nei commenti, perché io leggo tutti i commenti, noto una roba molto particolare, che in questo modo sì, la noto, ma non così tanto. Ovviamente invertendo i colori appare più luminoso tutto quello che è scuro, appare più scuro tutto quello che è luminoso, come dice appunto la parola invertire. Essendo che il faretto infrarosso emana una luce uniforme, non concentrata in un preciso punto come potrebbe fare ad esempio una torcia, se io punto una torcia contro un muro, è ovvio che mi crea il bollo rotondo di dove illumina la torcia, e quella zona sarà molto più esposta rispetto che quella dove la torcia non la tocca. Però, come vi dicevo prima, il faretto ha una luce uniforme. Perché questa zona dell'immagine appare molto più luminosa? Qualcosa stava passando di lì e io, scattando la foto, mi ha riflesso la luce? E se sì, che cosa? Ora però proviamo ad applicare un filtro a una foto invertita, quindi è come se fosse un doppio filtro, e vediamo cosa salta fuori. Con questo filtro una cosa molto molto interessante. Notate questa zona dell'immagine? Ha un colore completamente diverso rispetto a questo. Calcolate che ho scattato questa foto circa a un ventesimo di secondo, quindi se un qualcosa si fosse spostato io avrei fotografato anche la scia. Quindi sembra che il passaggio di questa entità avvenga da qua, parte da qua e finisce qua. Infatti qua sembra che abbia tutto lasciato la scia. Vedete questo nero? Questa parte molto più scura dell'immagine? Sembra proprio la scia lasciata da questa entità. E se non dico cazzate, se diciamo la geometria non è un'opinione, come altezza più o meno dovremmo stare su 1,60 m, 1,70 m circa. Lascio a voi trarre le conclusioni di chi o cosa potrebbe essere. Tanto raga, da lunedì riniziano di nuovo le puntate di 6 giorni, quindi tenete bene nella testa questa foto e poi scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Ora ho analizzato queste due foto, quella che più mi ha lasciato impressionato è quella che ho scattato in camera mia. Prima di spiegarvi però quello che è successo, voglio farvi vedere un video, perché secondo me è molto molto importante, poi trarremo delle conclusioni insieme. Perché vi dicevo che la foto che ho scattato in camera mia è quella che più mi ha impressionato? Perché, come avete visto nel video, noi abbiamo fatto ovviamente l'esperimento, io ho fatto l'esperimento in camera mia, Paolo l'ha fatto sotto in sala, Debbie sotto nell'altro appartamento. Poi andiamo a dormire e le telecamere però rimangono in rack, come sempre. Abbiamo registrato H24 praticamente. Io ero lì tranquillo che dormivo. Cosa succede? Appare un Orbs. A un certo punto appaiono diversi Orbs, a dire la verità. Uno in particolare sembra quasi uscire dalla mia mano. Comunque sembra quasi uscire da me.
Dopo che è passato l'ORBS, la telecamera inizia a avere del malfunzionamento. Io lo chiamo flicker, ma non è un vero e proprio flicker. Non so bene cosa sia, inizia proprio a sfarfallare. Ed è una cosa, cioè, o spegni e accende, oppure non lo so, è una roba che non riesco a spiegarmi. Non è come se fosse con una torcia, ad esempio, che magari inizia a spegnere la torcia, accendere la torcia, spegnere la torcia, accendere la torcia. Qua sembra quasi che scurisce e rischiarisce l'immagine. Una roba del genere che sinceramente non mi era mai successo, specialmente con telecamere fisse come queste, che diciamo non sono così performanti, così tecnologiche come le videocamere magari che usiamo noi a mano, diciamo, per filmare, che puoi regolare l'esposizione, il diaframma e tutto quanto. Queste sono telecamere di sorveglianza, quindi come le metti lì dai rec, boom, così è. E io da lì poi ho pensato, se avete visto il video sapete già di cosa sto parlando. Scatto la foto in camera mia, vado a dormire, un qualcosa sembra che tocchi me, comunque esca da me. Fa partire la videocamera, crea un'anomalia nella videocamera. Il giorno dopo, come se nulla fosse, io mi alzo, faccio colazione, faccio pranzo. Nel pomeriggio, mentre ero tranquillissimo lì nel mio letto, inizio a star male. Io perché mi sono spaventato? Perché uno può dire, vabbè, è stato male, vabbè, non è mica successo nulla. Il mio terrore più grande, e solitamente l'entità, specialmente quando vogliono farti del male, sanno qual è la tua più grande paura e ti attaccano proprio lì. La mia paura più grande, per chi mi conosce bene ovviamente già lo sa, è quella di vomitare. Ho paura sempre di rimanere strozzato e, raga, ho proprio la fobia, cioè non ce la faccio. Io anche solo se sento qualcuno che sta per vomitare, io mi devo allontanare perché mi spavento tantissimo. Io ho paura di quello e degli aghi. Dove mi attacca? Dov'è la mia più grande fobia? Al che mi sono spaventato, perché sinceramente ho detto, raga, non è possibile. Ho digerito perfettamente il pranzo perché erano passate diverse ore. E non ho mangiato nulla che potesse avermi fatto male, non mi sono agitato, non mi sono mosso, ero lì tranquillo nel mio letto e mi stavo rilassando col telefono in mano. Quindi cosa faccio? Vado dai ragazzi e dico, raga, io sono stato male, ho spiegato tutta la situazione, ho detto io non me la sento di continuare, perché ho paura. Ho detto, come mi ha attaccato questa volta, potrebbe farlo altre volte e molto più pesantemente. Al che poi, parlandone, abbiamo capito che forse era proprio quello l'obiettivo dell'entità. Allontanarci uno con l'altro, dividerci per fare in modo, non so, quasi di farci andare via o qualcosa del genere, ma in quel caso avrebbe vinto l'entità. Quindi abbiamo deciso di continuare rimanendo uniti, rimanendo tutti insieme. Io ho detto, raga, poi se a un certo punto vediamo che non ce la facciamo più o che ne so, succede qualcosa di veramente brutto, va bene, però abbiamo capito che il fatto di continuare forse era la soluzione migliore. E quindi abbiamo continuato con il nostro esperimento, che non vi faccio spoiler, ma da lunedì riparte, quindi raga, seguite tutti i video così vedrete poi tutto quello che è successo. Io questo video sinceramente non riesco ad analizzarlo, nel senso che non è che non riesco ad analizzarlo, non capisco il perché la telecamera abbia avuto quel malfunzionamento, cosa che poi i giorni dopo poi ha funzionato perfettamente. Cioè, o è rotta, che allora ti dico lo fa sempre, oppure non è rotta. L'ha fatto per un breve periodo e poi basta. Io non riesco a dare una spiegazione. Cioè, avete capito il collegamento comunque che ho fatto? Durante il mio esperimento io chiedevo alle entità se potevano farsi vedere in foto, se potevano palesarsi. Scatto una foto inquietante, vado a dormire, succede qualcosa all'interno della mia stanza e il giorno dopo sto male. Probabilmente, non so se ha preso energia da me, dalla videocamera, non lo so. Però sono curioso anche di sapere la vostra nei commenti, sapere cosa ne pensate, che idee vi siete fatti su tutta questa storia, perché mi ha inquietato veramente tanto, tanto, tanto. Ma ora veniamo alla seconda parte di questa rubrica, che è la parte dedicata a voi. Io, raga, vi lascio ancora una volta qui sotto le mail dove mandarmi foto e video apparentemente inspiegabili. Se riuscite, come dico sovente, a fare anche magari una breve descrizione di dove eravate, cosa stavate facendo, con cosa avete scattato, condizioni di luce, cioè più roba scrivete più è facile per me analizzarla. E ovviamente se riuscite mandate i file originali, quindi non screenshot, non pacioccatele, che poi ci penso già io su Photoshop a pacioccare e analizzarle tutte nel dettaglio. Però più il file è qualitativo, più il file è bello e originale, meglio riesco ad analizzarla. Quindi magari se volete fare anche un ingrandimento per farmi capire dov'è l'anomalia, fatelo pure, però salvate comunque sempre la foto originale, poi se volete fare un ingrandimento va bene, mandatele entrambe, in modo tale che almeno io possa analizzare il file originale. E ripeto, se riuscite anche a fare una piccola descrizione, schifo non mi fa.
Tra le varie mail che mi sono arrivate, oggi ho deciso di aprire quella di Stefania, che mi manda uno scatto fatto nel 2013 durante una vacanza a San Marino col fidanzato e un gruppo di amici, e mi dice che non riesce a dare una spiegazione a questa foto. Grazie mille Stefania per la segnalazione, ora io ho già aperto la tua foto su Photoshop e proviamo a capire qualcosa di più. Ovviamente l'anomalia che nota Stefania è questa qua, questo salone bianco, che mi dice che cos'è, un'entità oppure no. La prima cosa che io voglio fare è provare a contrastarla, perché? Perché col contrasto tante volte riesco a capire molti particolari che magari mi sfuggono su una foto che sembra un po' slavata, perché comunque è una foto che ha praticamente 10 anni, quindi ci sta, penso sia stata scattata da una macchina fotografica perché è un 4 terzi, quindi solitamente le macchine fotografiche scattano in 4 terzi, ma potrebbe essere anche stata scattata da un telefonino. Applicando tutte le regolazioni che vi ho detto prima, noto una cosa particolare. Se ci fate caso, il fumo ha un inizio e una fine. La fine potrebbe essere questa, e l'inizio potrebbe essere questo. E poi c'è un pezzettino di fumo anche qua. Questo cosa mi fa ipotizzare? Che questo scatto potrebbe avere una spiegazione razionale. E vi spiego il perché. Molte volte, quando scattiamo delle foto, specialmente con strumenti magari un po' più vecchiotti, facciamo fatica a capire il senso di profondità dell'immagine. Quindi quello che a noi potrebbe sembrare un fumo di fianco a noi, di fianco intendo alla ragazza qua, quindi su questi gradini, in realtà è molto più vicino di quello che ci sembra. A me sembra un fumo o di una sigaretta, oppure generato dalla bocca. Perché quando respiriamo in un luogo molto freddo e scattiamo una foto col flash, succede una roba del genere. Se voi fate questo esperimento, andate in un posto freddo e scattate delle foto col flash, col telefono, con la macchina fotografica che sia, e intanto respirate vicino al telefono, vicino all'obiettivo, vi appariranno foto del genere. Poi, Stefania, saprai tu dirmi se quel giorno a San Marino c'erano 35 gradi e se tuo moroso non fuma, mi dici no, guarda che... Però, a giudicare anche dall'abbigliamento, potrebbe sembrarmi una roba del genere, che quindi ti dico... ha una spiegazione razionale. Non noto particolari cose che mi fanno dire potrebbe essere un qualcosa di paranormale, perché se il fumo o l'alone bianco fosse stato anziché qua, in questa posizione, dove magari si vede all'inizio qua e alla fine qua, ti dico, ok, è un'anomalia che potrebbe sembrare paranormale. Io te lo dico per esperienza, perché molte volte ho scattato foto del genere e dico, cavolo, ho beccato qualcosa di strano. Poi in realtà dicevo, no, ok, faceva freddo, analizzando bene lo scatto, mi apparivano scatti del genere, dicevo, no. È condensa generata dalla bocca, e quindi il nostro fiato, che con il flash o con una luce crea un effetto del genere, o semplice fumo di sigaretta. Spero comunque di averti dato una risposta alla tua immagine. Scrivimi sotto nei commenti comunque se sei soddisfatta di quello che ti ho detto, se invece mi dici no, guarda che in realtà quel giorno c'erano 35 gradi e mi moroso non fuma, quindi potrebbe sembrare paranormale, perché tanto io leggo tutti i commenti. Raga, sono curioso anche ovviamente di sapere la vostra opinione su tutte le foto, i video che vi ho fatto vedere. Scrivete sotto nei commenti se avete altre foto, altri video che volete che io analizzi. L'email a cui mandare tutto il materiale la scrivo qui sotto come sempre, e vi chiedo scusa se ovviamente non riesco a rispondere alle mail e non riesco a mettere in un'unica puntata tutte le foto che mi mandate, i video, perché sarebbe veramente impossibile. Però l'invito che vi posso fare è quello di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo tale che ogni volta che esce una nuova puntata di Orbs vi arrivi la notifica, perché chi lo sa, nella prossima puntata ci potrebbe essere proprio la vostra foto.